Buonasera. Buonasera. Dica pure. Il signor Salvatore Puglisi di Giardini Naxos Messina. La ringrazio, molto gentile. Allora, lei vedo che ha parecchie cose, forse... Due cose, sì, però forse avrà bisogno anche di un'asta, ecco, qui. Dunque, e... Un pochino più basso. Un pochino più basso. Sì, signore. Allora, così le va bene, ecco. Con questo che mettiamo qua. Sì, questo che cos'è? Uno sturalavandino. Questo? Sì. Questo è un osturatore. L'osturatore. Sturalavandini. Tutto bidet, certo, tutto. Naturale, c'è cioè sì, una nota di finezza doppio ci uso. Voleva, certo. E certo. Poi suono pure. Doppio uso. Certo. Cioè dopo aver sturato il bidet lei lo suona. E poi me lo metto e allora. Ma tu guarda un po', comunque, questo affare che cos'è? Ah, ci pensi tu, hai un leggio? Allora, vabbè, concludiamo la nostra trasmissione qui, perché prima che Dio riesca ad aprire... No. Non è meglio che il signore legge da qui, non metto la musica qui, non è meglio, ti prego. Mamma mia. Vedete, il bello della corrida è proprio questo, secondo me, che non è preparato niente, viene tutto così spontaneo e credo che proprio per questo sia divertente. Non fa niente, no, ragazzi. No, allora senti, scusa, fai una cosa, l'hai rovinato completamente. Allora lo facciamo così. Lei ha la musica? No, la tengo a mano. No, la tieni in mano adesso. La tengo a mano. No, come fa a suonare? D'accordo. No. Me la tengo io. No, scusi. Abbia pazienza. Adesso leva. No, scusi, dopo la fatica, non c'è bisogno, dopo la faticata, scusi, abbia pazienza, faccia da me, fa da solo, ha detto perché sta, senta, aspetti un momento, ci dica che cosa fa nella vita. Nella vita io faccio il pensionato e il commissioniere. Il commissioniere. Il commissioniere. Faccio le commissioni di casa. Ah, ecco, cioè, lei va a fare la spesa. La mattina mi alzo, dopo che si alza dove si va? Dove si va? Sì, qui, dunque, se, dopo fatto lo sturamento, lei esce. Esco, mi prendo il mio motorino. Sì, e va. E giro. Vado dalla macellaia, la fornaia, certo. La pescivendola. Certo. E compro la spesa per la famiglia. Ecco. E gira pure con questo? Che cos'è questa? Questa è una tromba egiziana. Ah, come si chiama? La chiarina? No, non è la chiarina. No, non è la chiarina. Credo che si chiamasse chiarina. Si chiama tromba egiziana. Tromba egiziana. In Egitto... Sì, in Egitto usavano queste. Ma se suonare queste, quelle trombe suonano queste. Suonano queste. In Egitto suonano solo suonano queste. Va bene. E cosa c'è? Prego. Allora, lei suona prima questo e poi con questo? Poi con quello. Con questo cerco di fare la trionfale della Ida. Sì. E con quello lo faccio un pochino, tanto per cantare. Stura, tanto per cantare. Va bene. Allora, noi siamo qua per sentirla. Comunque, torno a ripetere. Prego Dio, che me la mandi buona. Anche noi. Senta, se è pronto, prego. Thank you.
probabilmente lo ha un po' tradito l'emozione, poi forse la storia di non aver messo la musica lì. Comunque guardi, nessuna preoccupazione, perché secondo me quando lei tornerà a fare, come mi ha detto, fa il commissioniere, non è che si nascondono tutti dicendo arriva lo sturatore e scappiamo, invece diranno arriva quello che suona la tromba egiziana, e chi lo capisce, perché è egiziana, esatto. Certo. Prego, s'accomodi pure, grazie.